Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa diretta di YouTube. Per quanto riguarda l'A320 Neo, utilizzeremo il modello fly-by-wire, la development come versione. Lo proveremo in volo e vedremo anche qualche funzionalità per poter fare un volo simulato con meteo reale e rotta reale tra Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Come prima operazione, intanto vi do il benvenuto a tutti. Cercherò, è la mia prima diretta, quindi cercherò di saltare anche nella parte dei commenti della chat per poter cercare di rispondervi in tempo reale, ovviamente in funzione anche comunque del proseguimento del volo. Siamo all'esterno del nostro aereo, vi faccio vedere ovviamente all'interno. Partiremo con Cold and Dark, utilizzeremo SimBrief per quanto riguarda la pianificazione che comunque è già stata fatta. Vedremo qualche differenza tra la SID, in particolare questa SID che ho utilizzato oggi per decollare da Roma. In questo momento si sta usando la 25 per il decollo e abbiamo in previsione la 35 right per l'arrivo a Malpensa. Poi vediamo sulla 35 right, abbiamo la possibilità anche di fare un ILS, di utilizzare l'ILS 3 categoria Alfa o utilizzare l'ILS classico 2. Quindi vedremo un po' le differenze, magari vedremo in volo che cosa fare. La quota che ho selezionato oggi è il livello di volo 30, 300, quindi 30.000 piedi e tengo una quota abbastanza bassa, tendenzialmente si può anche salire un pochino su questa rotta per permettermi di avere il tempo poi in fase di volo livellato di vedere il discorso dell'arrivo. Per adesso ci concentriamo sull'accensione del motore, faremo la programmazione completa dell'MSDU direttamente impostando i valori, quindi non prendendoli da SimBrief. SimBrief lo utilizziamo soltanto per quanto riguarda la creazione della rotta e la gestione dei pesi e del carburante. Io cercherò anche, vediamo, di saltare tra le varie finestre. Io vi ho preparato la finestra di SimBrief, vediamo se. Ok, dovrebbe essere visualizzata. Ho messo ovviamente come partenza Lima India Romeo Foxtrot, tra l'arrivo Lima India Mike Charlie. Non ho messo un alternato, eventualmente ovviamente l'alternato comunque va inserito in un volo IFR, in questo caso non l'ho inserito per non andare ad alterare quelli che sono i consumi del carburante stimato. E la parte sopra è quella classica delle opzioni dell'aereo e abbiamo appunto in questo momento la 25 selezionata per la partenza con arrivo alla 35 destra. Non abbiamo extra fuel, l'altitude lasciamo automatica, comunque ho già verificato che in questo momento mi dà il livello di volo 300 e abbiamo simulato 100 pa 160 passeggeri a bordo, il cargo lo lasciamo auto e vediamo che cosa ci propone. Per quanto riguarda la rotta, non ho selezionato quelle che mi propone, ne ho selezionata io una manualmente, che è quella poi reale che di solito collega Roma a Milano. Qui la vedete, poi la andiamo a vedere nel dettaglio, vedremo anche la SID. Qui, come potete vedere, abbiamo la Neni 6 Alfa, questa è la SID che è stata selezionata. L'ho selezionata anche perché ci sono delle piccole differenze tra Microsoft Flight Simulator e quelle che sono le carte, in modo che andiamo ad imparare anche come seguire eventualmente una SID che non è perfettamente allineata su Microsoft rispetto alle carte che abbiamo. Non è detto che le nostre siano giuste, può essere che sia corretta anche la versione di Microsoft a seconda delle IRAC che sono disponibili, però capita spesso, almeno a me, di avere delle carte magari non perfettamente aggiornate e poter voler volare una SID in base alle mie carte, non in base a quello che ha inserito Microsoft. Quindi lo vediamo anche in questo esempio. Andiamo a generare come prima cosa l'OFP. Andiamo a sovrascrivere ovviamente il file rispetto a quello dei voli precedenti e la parte che ci interessa è appunto questa dell'OFP. Poi andremo a vedere i vari valori almeno fondamentali che vanno inseriti, che devono essere utilizzati. Una prima notazione è quella di poter andare a vedere il block fuel, che è questo. Siamo a 3.900, sono in chili, 3.962 kg, quindi possiamo considerare 4.000 kg. E come trip abbiamo circa 54 minuti di volo e dovremmo bruciare 2174 kg.
Comunque lo vediamo poi nel dettaglio più avanti. E possiamo, adesso io vi tolgo questa pagina, ritorniamo in cabina e cominciamo con le operazioni preliminari per poter andare a accendere il nostro aereo. Quindi attiviamo la batteria 1, la batteria numero 2, accendiamo l'external power. Prima di accendere il master switch andiamo a fare il test della PU. E possiamo accendere il master switch, possiamo direttamente dare lo start. Una volta che il flap sarà aperto, in automatico inizierà la procedura. Quindi possiamo dare tranquillamente già lo start. Abbiamo dato elettricità all'aereo e per cui possiamo passare le luci su nave e logo su 2. Ci spostiamo a sinistra. Io non seguo una vera e propria checklist, la faccio manualmente, quindi può essere che anche magari dimentichi qualche passaggio. Cerco di seguire sempre l'indicazione del pannello sinistro, pannello centrale e pannello di destra, dall'alto al basso dove è possibile, per cercare di non dimenticare nulla. Comunque, se avete una checklist, vi conviene ovviamente seguirla. Spegniamo la Crew Oxygen Supply, ci portiamo sugli ADIRS, accendiamo il numero 1. Accendiamo il numero 2 e accendiamo anche il numero 3. Riportandoci sul pannello centrale, lasciamo ancora le pompe spente. Mi regolo la luminosità che può servirmi per vedere meglio la parte degli strumenti. Accendo già le cinture di sicurezza, il no smoking lo porto su auto e armiamo le luci di emergenza. Anche qui prendo un secondo per regolare la luminosità mentre aspettiamo gli allineamenti. Come allineamento io ho messo quello fast, quindi un allineamento un pochino più veloce per quanto riguarda gli ADIRS. Terrò soltanto la strumentazione di sinistra in vista, quindi non mi occupo della luminosità del pannello di destra, nel caso comunque ovviamente avete anche quella possibilità lì. Ok, accendiamo anche il tablet e possiamo andare a fare una prima operazione mentre aspettiamo che la PU entri attivo, che è quella riguardante il carburante, per poter caricare correttamente il carburante. Quindi ci portiamo in dispatch, in fuel. E vedete che in questo momento abbiamo 9.524 kg a bordo e lo troviamo anche da questa indicazione, se non ci fosse il tablet, e lo dobbiamo portare, un attimo che io ho già perso, vado a riprendermi un attimo il mio simbrief, erano 3.962, diciamo che possiamo portarci a 4.000 kg. Quindi usiamo il selettore, faremo all'incirca 4, anzi c'è proprio il valore perfetto, 4.000 kg. E poi qua sotto avete l'instant, il fast e il real, possiamo lasciarlo anche in real come tempo di esecuzione dello scarico, in questo caso di carburante, e quindi possiamo dare l'avvio e abbiamo circa 7 minuti, va benissimo perché tanto dobbiamo prepararci con le altre operazioni preliminari. Ci portiamo sul pannello dell'MCDU e diamo il clear ancora, andiamo su init e mettiamo Lima India Romeo Foxtrot slash Lima India Mike Charlie, li portiamo nel from to. Diamo il return. Cost index lo andiamo a prendere da SimBrief. Io vi rimetto un attimo, ok, la visione della seconda scheda. Vedete che qua in alto avete CI, che è il cost index stimato per questo volo, è 5. Più è basso il valore, più vuol dire che il volo è economico a livello di carburante. Quindi richiudo questa e lo inseriamo come 5.
Vi riapro un attimo il SimBrief perché andiamo a vedere il livello di volo. Vedete che viene indicato qua, lo sapevamo comunque già, è il livello di volo 300. Quindi vi chiudo, è un po' complicato palleggiare, ma comunque. E mettiamo il 300, abbiamo il fly level 300, la temperatura stimata sarà di meno 44 gradi. La troppo non la andiamo a inserire in questo caso, lasciamo tutto così com'è. Tanto andiamo a vedere, adesso non si può muovere perché adesso con le nuove viste non si riescono più a muovere. Volevo farvi vedere il carburante che stava diminuendo, vediamo se lo prendiamo da qua. Vedete che sta. Se guardiamo, sta un pochino scendendo. Vuol dire che l'operazione che abbiamo iniziato sta funzionando. Diamogli il flight plan, andiamo in flight plan e vedete che abbiamo l'IRF, lo selezioniamo, siamo stati assegnati departure alla 25 e andiamo a prendere la nostra SID, che è la Neni 5 Alfa. La andiamo a scorrere, vedete che anzi è già qua, quindi la possiamo già selezionare in questo campo. Volendo, se premete V, vedete che avete la mappa. Anche questa purtroppo adesso nella nuova versione non si può spostare, però si può fare questo piccolo trucco per cercare di spostarla fuori. Se la cerco di... Ah no, adesso me la fa trascinare. Stamattina non me la faceva trascinare. Adesso non so se è un bug provvisorio o comunque è stato sistemato. Comunque abbiamo la possibilità di mettere la mappa, se no si può ovviamente vedere a livello della strumentazione il nostro percorso. La transition mi conferma giglio e quindi la possiamo già andare ad inserire perché è quella corretta che vogliamo fare. Vedete che ha aggiunto i vari punti e possiamo dare una prima occhiata. Vedete che abbiamo il decollo dalla 25, vi zoomo un pochino, e poi si fa, seguendo questa SID, una piccola virata verso destra per poi in questo punto rifare un'altra virata a destra e portarsi su Nenig e poi ovviamente andare verso Giglio, che è questo punto. E vedete che rispetto alla carta, e adesso ve la metto a video, che ho io, che ho la 6 alfa, quindi è sempre molto simile a questa procedura, ma è leggermente diversa. Volendo, ovviamente abbiamo la 5 alfa e la possiamo seguire tranquillamente, però in questo volo cercheremo invece di simulare un'altra SID, simuliamo la 6 alfa che ha con le carte che ho io in mano e quindi andremo a vedere come programmare ovviamente questa SID e gestire invece noi la rotta fino a arrivare su Nenig seguendo una nostra rotta personale. Andiamo nella parte, io ve la cerco di rimettere a video, sotto l'IRF ci portiamo a pagina 52, così andiamo ad analizzare la SID e vedete appunto che io ho la carta della 6 alfa. È indubbiamente diversa perché vedete che abbiamo il decollo dalla 25, poi abbiamo subito una virata verso destra per poi effettuare un'altra virata a sinistra per portarci sopra questo punto Romeo Foxtrot 702 per poi continuare fondamentalmente con la stessa prua fino a Nenig e poi seguiremo invece la procedura per andare sul Giglio. L'altra che avevamo visto, avete visto che invece aveva una curva un pochino meno accentuata e non c'era sicuramente questa prima virata a destra. Andiamo a vedere sotto nella parte delle specifiche esattamente che cosa ci chiede questa procedura. Io cerco di illuminarvi, no, non riesco, comunque è questa la Neni 6 Alfa e qui abbiamo la descrizione. Quindi mi dice di salire con prua 248 a un miglio di distanza da Ost, che è questo VOR, che è posizionato, è importante anche magari cominciare a vedere dove è posizionato, leggermente a destra, fondo pista della 25. Di virare a destra con prua 309 e poi di intercettare la radiale 279 di Ostia per portarci verso Nenig. E quindi abbiamo
un decollo, una prua 309 a 1 miglio da Ostia, quindi quando la distanza sarà di 1 miglio. Intercettiamo prua 3, cioè prendiamo prua 309 e poi saremo già pronti col nostro VOR a bordo per intercettare il radiale 279. Ovviamente intercettata la radiale 279, poi si terrà anche la prua 279 per arrivare a Nenig, perché se siamo sulla radiale 279 di Nenig, con prua 279 percorreremo correttamente questa direzione. Si può usare sia l'heading sia il track in caso di forte vento per questa piccola distanza. Sono 29 miglia, vedete che è indicato qua, per arrivare a Nenig dal radiofaro di Ostia. Si può tranquillamente usare l'heading. In caso di forte vento si può utilizzare il track, c'è un video tutorial che spiega le due differenze. Comunque noi oggi possiamo tranquillamente utilizzare l'heading. Allora, abbiamo preso tutto quello che ci serve, quindi possiamo chiudere questa mappa. Ci portiamo nella parte delle radio. Anzi, scusate, no, siamo in flight plan, finiamo il nostro flight plan. Quindi siamo arrivati, vedete, fino a Giglio e possiamo continuare ad inserire gli altri punti. Quindi premiamo su Giglio. E abbiamo il prossimo punto, è fondamentalmente un'aerovia, quindi inseriamo Airways. E nella via portiamo il Mike 621 e la inseriamo. Il tu è il punto di fine della via e abbiamo Belen. Allora, aspettate che forse ho sbagliato a controllarlo. Allora vado a prendere un attimo io in sim brief. Ah no, scusate, è Betten con la Tango, avevo sbagliato a scrivere. Ecco, il vantaggio ovviamente di utilizzare, ne approfitto di questo errore, una via per un tu è, oltre al fatto che ovviamente la via è tutto un percorso che quindi può essere articolato in vari settori, non serve andare a inserire tutti i vari piccoli settori che lo formano, ma basta inserire la via e il punto d'uscita. E un altro vantaggio è quello che se io vado a inserire un punto, magari Belen è presente nell'archivio nell'archivio ICAO ed è un punto magari dall'altra parte del mondo, ma comunque presente, se lo inserisco semplicemente come tu me lo prende come valido, se lo inserisco in un'aerovia ho comunque il doppio controllo, quindi questa via deve essere coerente con questo punto. Proviamo a inserirlo e vedete che infatti viene accettato, se no abbiamo il messaggio di errore di prima. Abbiamo poi la Mike 729, la prossima aerovia. Anche questa ovviamente viene controllata che sia coerente col punto precedente. E ci portiamo su Idona. Poi abbiamo la Yankee 69. E il tu abbiamo Mepur. Abbiamo terminato perché poi appunto utilizzeremo una Star che è la Mebu 1 X-Ray per poter fare l'avvicinamento finale sulla 35 destra di Malpensa. Utilizzeremo l'S35 Right Zulu e poi vediamo in volo, in base magari anche ai vostri commenti, che poi vado a vedere se preferite fare un atterraggio completamente in autoland, quindi gestito completamente dall'autopilota, oppure sganciare l'autopilota in autoland e tenere una categoria classica DLS. Poi lo vediamo in un secondo momento. Diamo insert, ovviamente il controllo si può fare anche con la strumentazione di bordo, ma già abbiamo la mappa aperta e ci facciamo un'idea della nostra rotta. Vedete che è coerente come disegno rispetto a quella che avevamo su SimBrief, quindi errori non dovrebbero esserne stati fatti. Ci portiamo nella parte delle radio, a questo punto direttamente perché abbiamo da inserire il nostro VOR di Ostia e lo inseriamo con frequenza 114,90.
E poi abbiamo la Kursk, che era la nostra radiale che dovevamo prendere. Avevamo visto dall'altra parte che ci veniva richiesta la 279, quindi inseriamo la radiale 279. Abbiamo inserito tutto correttamente. Adesso poi andiamo nel pannello superiore, nel Primary Flight Display, per poter inserire ovviamente la visualizzazione della parte VOR che ci interessa. Possiamo però fare un'altra cosa, e la facciamo perché ci può essere di aiuto come esercizio, cioè andare nella parte di Progressive e inserire comunque il nostro punto di riferimento che vogliamo raggiungere, che è appunto, un attimo che lo vado a riprendere, non vorrei inserirlo in modo sbagliato, è in Enig e quindi lo inseriamo in questo punto e lo diamo come tu. Il Progressive perché mi è utile? Perché comunque mi dice rispetto al mio aereo, in questo punto, Nenig, si trova con la prua 280, lo potrei raggiungere ed è una distanza di 29,9 miglia. Si possono anche ottenere combinazioni anche abbastanza complesse rispetto ai vari punti e inserire anche punti fittizi che proprio non ci sono sulla mappa, dando sempre una radiale e una distanza. Quindi potresti dire voglio un punto che si trova rispetto a Nenig, per esempio, o rispetto a un VOR, o rispetto a una pista, o rispetto alla soglia di una specifica pista, quindi o di un aeroporto o di una soglia di una specifica pista, con una certa distanza e con, scusate, prima con una certa radiale e poi con una certa distanza. Quindi se volessi trovarmi a Nenig, diciamo a nord di 10 miglia, inserirò Nenig slash 000 o 360 slash 10 e mi troverei il punto di riferimento come creato, quindi come un punto nuovo. Questa è sempre la mia prua per raggiungere questo punto e questa è la mia distanza. Questo potrebbe essere utile perché noi sappiamo che dobbiamo prendere prua 279 per raggiungere Nenig, per poter seguire la nostra SID. Lo faremo con il VOR, però possiamo su questa pagina andare a controllare che tutto sia coerente, cioè che anche qua ci sia scritto 279 e ci darà tra l'altro la distanza verso Nenig. Un'altra funzione comoda per questo Progressive è anche quella di poter selezionare un punto che è sulla nostra rotta per il nostro avvicinamento per calcolare la top of descent, che faremo comunque oggi. E non siamo gestiti dal controllore di volo, quindi inizieremo la salita noi e gestiremo anche l'inizio della discesa, e per farlo utilizzeremo il tablet di bordo e utilizzeremo questa funzione per andare a trovarci nel punto corretto al momento corretto come quota. Abbiamo terminato questa parte appunto del flight plan, possiamo andare dentro alla parte init, questa la possiamo chiudere che magari dà fastidio, ci portiamo nell'init Bravo, quindi freccia verso destra, lo zero fuel weight clicchiamo due volte per inserirlo, controlliamo il carburante, sicuramente avrà finito, sì, quindi ci riportiamo nel nostro MSView, però no, qui non si sposta più la vista, quindi dobbiamo farlo da qua e abbiamo, vedete, fuel on board 3.980 kg, quindi possiamo dire con arrotondamento 4.000 kg. Inseriamo quindi 4 e lo mettiamo nel block. Questa parte di programmazione, se non vi è chiara, c'è un tutorial che descrive tutte queste singole voci, quindi le potete tranquillamente trovare in un vecchio tutorial. Andiamo semplicemente ad inserire il trip wind, questo è un valore abbastanza importante da inserire, magari non per una tratta corta come questa, ma per tratte più lunghe sicuramente. Quindi andiamo, vi faccio vedere dove trovare questo valore, torniamo in SimBrief. Ci portiamo verso appunto la parte superiore dell'OFP e vedete che abbiamo Average Wind Component che è meno 0,18, quindi vuol dire che rispetto a tutta la nostra rotta dovremmo avere un vento frontale di 18 nodi come media e questo è il valore da inserire. Può essere M o più, quindi potrebbe esserci P0,18. P0,18 vuol dire che la componente del vento, quindi viene già scompattato rispetto alla nostra prua con la componente del vento, sarebbe un vento da dietro. In questo caso abbiamo un vento frontale.
vi richiudo questa. E nella trip wind, quindi metteremo meno, quindi si schiaccia più meno, e si mette, avevamo detto che era 18, quindi mettiamo meno 18. E vedete che abbiamo l'indicazione headwind, quindi vento da davanti 0,18. Se avessimo invece un vento frontale, si fa più, mettiamo 20 nodi, e lo si inserisce qua. E vedete che mi dà un tailwind di 0,20, quindi da dietro. Ovviamente calcola tutte le differenze in automatico, quindi fa tutti i conti lui in base al valore che noi andiamo ad inserire. Rimettiamo il 18 in meno e abbiamo terminato questa parte. Andiamo in performance. E no, scusate, prima torniamo un attimo nella parte del fuel. Prendiamo il centro di gravità che è 21,8. Se scorriamo qua sotto, possiamo andare a impostare il nostro trim. Vedete che qui abbiamo 21,8, vuol dire fondamentalmente 22. Abbiamo da 20 a 25 questa scala. Possiamo andare a spostare il nostro trim con un valore 20, 23, sarebbe più o meno qua. Diciamo che sì, possiamo considerare 1 up, vedete poi all'interno abbiamo 0, 1 up, 1 down, un valore superiore. In questo caso abbiamo 1 up. Ci portiamo nella parte superiore, torniamo nella parte delle performance, gli metteremo, decolleremo con i flaps in posizione 1 o 1 più o 1F e abbiamo 1 up, quindi possiamo scrivere 1 up o 1 slash up 1, è lo stesso, poi si può inserire direttamente. Vedete che poi se fate 1 up la tramuta lui in up 1. La flex io non sono stato a calcolarla, diciamo che possiamo utilizzare un valore medio di 44, non ci sono grossi problemi. Andiamo ad inserire V1, la VR e la V2. La transition altitude mi sembrava di averla segnata, sono 6.000 piedi, quindi la andiamo ad inserire in questo campo. Abbiamo terminato la parte, anche questa parte di programmazione, torniamo nel nostro flight plan, controlliamo che tutto sia coerente. Ci riportiamo nella parte superiore e continuiamo la nostra checklist, diciamo manuale, partendo dal lato sinistro. Prima cosa è premere sulla B di tastiera oppure avendo il METAR per inserire il QNH corretto, in questo caso mi riporta 1017. Accendiamo le Construction e il Flight Director. Accendiamo ovviamente il VOR 1 perché è importante per avere l'indicazione. Se andiamo, ve lo faccio vedere in VOR, vedete che lo sta ricevendo, siamo a 0,6 miglia dal VOR, ci avvicineremo perché abbiamo visto che è in fondo, testata pista 25, e poi comincerà di nuovo ad aumentare, quindi dopo il decollo, quando questo sarà 1, faremo la nostra prima virata a destra con prua 309. Intercettiamo la radiale, quindi quando questo radiale, fondamentalmente abbiamo quasi questa prua, si riporterà verso il centro, vuol dire che siamo sulla radiale corretta e prenderemo prua 279. Lo verificheremo se abbiamo tempo anche in volo nella parte della progressive, che questo valore si riporti a 279 ancora. Ci riportiamo adesso nella rosa di nav, scusate, di ARC. E la speed leading sappiamo già che comunque ci chiedeva di avere leading, lo vado a vedere, leading di pista perché tanto era nella carta. Ci diceva di tenere climb on 248, quindi in questo caso 248 è già corretto l'heading del nostro decollo. Come quota mettiamo subito 30.000 piedi, non stiamo ad aspettare autorizzazioni particolari, non ci sono restrizioni verso il basso, quindi possiamo tranquillamente salire. Per vedere le restrizioni ovviamente le vedete dalla carta nautica che avevamo visto prima.
Allora, intanto io faccio un secondo di pausa, mi chiedete che scheda video utilizzi, cerco di dare anche un attimo di risposta quando riesco a quello che mi domandate. Io ho una GTX 1080 la Ti come versione. Se non ci sono e non mi sembra altre domande particolari, possiamo continuare la nostra procedura di accensione. Abbiamo già la luminosità impostata in modo corretto. La parte anche radio simuleremo tutte le comunicazioni, quindi non andiamo ad impostare nulla. Mettiamo su auto il TCAS e non abbiamo altre indicazioni particolari da fare. Soprattutto facendo le checklist manualmente, controllate sempre l'indicazione qua al centro. Questa vi dà sempre lo stato del generale del vostro aereo e vi segnala se c'è qualcosa che non funziona. Quindi, soprattutto facendole manualmente, questo è un ottimo aiuto per controllare di avere ricordato tutto. Possiamo richiedere il pushback. Quindi diciamo che tanto possiamo tornare nella parte superiore, sicuramente possiamo ad accendere il nostro APU bleed. Facciamo, già che ci siamo, anche l'engine 1 e l'engine 2 fire test. E vedete, vi faccio vedere per quanto riguarda le pompe, il serbatoio centrale è ovviamente vuoto perché non abbiamo carburante in stiva. Diciamo che si parte ovviamente dalle ali e poi si carica man mano anche il carburante centrale, quindi la pompa 1 e 2 della parte centrale possiamo anche lasciarla spenta. Accendiamo le altre pompe. Qui facciamo un mix per prepararci al pushback perché ovviamente poi in fase di pushback dobbiamo gestire anche noi il pushback, quindi è un pochino più complicato. Già che ci sono, accendo la beacon e porto la strobe su auto. Questo sta a significare, mentre questa sta la nave e logo che abbiamo acceso, la wing non ci interessava, nave e logo l'abbiamo accesa quando abbiamo dato corrente all'aereo per segnalare che l'aereo è sotto tensione. La beacon la accendiamo prima di accendere i motori, per avvisare il personale di terra con il suo lampeggiare che stiamo per accendere i motori, e la spegniamo una volta che viene terminata la messa in funzione dei motori. La strobe va benissimo su auto e poi gestisce lui in base a tutto il tipo del volo. Ovviamente la taxi va su quella del naso va su taxi quando stiamo facendo il taxi, in take off quando stiamo decollando, e le luci principali montate sul carrello vengono accese quando ci si sta allineando in pista e si è ricevuto l'autorizzazione per il decollo, e la runway, in caso di poca visibilità o di notte, può essere accesa per vedere meglio le parti laterali di fronte al nostro muso. Andiamo a chiamare, cercheremo di fare un pushback decente, anche se non è ancora facilissimo, non è come con X-Plane che c'è una bellissima mod che permette di programmare prima il pushback e poi eseguirlo. In questo caso lo dobbiamo fare manualmente. Ovviamente chiamando il pushback dovrebbe scollegarsi, vedete, si chiudono le porte e lo vediamo che si era chiusa la slide frontale di sinistra. Il In questa fase va bene, possiamo già accendere anche la predictive windshare. La parte radio meteo si accende prima di allinearsi. Intanto io controllo di non aver dimenticato qualcosa nel frattempo, mentre si collega il nostro pushback. La zona mi sembra libera, quindi andremo verso indietro ovviamente, e poi cercheremo di fare una virata verso sinistra abbastanza coordinata e decente. Rilasciamo il freno parcheggio, io ho un tasto dedicato e poi possiamo cominciare a chiedere di andare indietro. Allora, abbiamo anche un po' di distanza per cominciare ad accendere almeno il primo motore, quindi portiamo su Ignition Start e accendiamo l'Engine 1.
controlliamo i valori che siano in aumento. Nel frattempo cerchiamo di non perderci. Allora, io come riferimento ho poco prima che la coda tocchi inizio alla sterzata, quindi diciamo che potremmo esserci più o meno, facciamo una cosa indicativa. Diciamo che in questo momento il comandante dovrebbe essere più preoccupato nel controllare i valori del motore, noi li diamo per buoni, è una simulazione, non dovrebbe succedere nulla. Però più o meno ci siamo. Sì, abbiamo un pochino anticipato, ma va bene. Possiamo chiedergli un pochino indietro, volendo si può correggere, ma in questo caso non stiamo ad impazzire. Premiamo lo stop, inseriamo il freno parcheggio e rilasciamo il pushback. Motore 1 mi dice available, quindi possiamo andare sul numero 2 e in questo caso ci concentriamo anche sui valori. Io ho selezionato il meteo reale e ho selezionato il traffico reale, non ci sono tutti i giocatori. Aspettiamo l'available anche dell'N2, cioè del motore dell'N1 del motore 2. Anche la parte audio, adesso non so se si sente, ho cercato di regolare i volumi in modo che sentisse la voce, però devo dire che è fatta veramente bene con la mod di Fly-by-Wire. Mi dice che è disponibile, quindi possiamo tornare nella parte superiore, spegnere la pubLED, spegnere la master switch, accendiamo le taxi. Abbiamo già tutto on correttamente, è sempre meglio controllare. E riportiamo, adesso ho toccato per sbaglio, riportiamo in mode norm l'iniezione dei motori. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione per allinearci sulla pista 25, controlliamo all'esterno il traffico, non ce n'è, quindi possiamo tranquillamente utilizzare, togliamo freno parcheggio. Diamo un pochino di motore. Io ho la manetta della Thrustmaster, è molto sensibile soprattutto nella parte bassa di regolazione, quindi si assume subito un'alta velocità, quindi bisogna gestirla con molta attenzione, magari con altri mouse o joystick è più facile. Freniamo un pochino per non aumentare la velocità. Ok, anche qui per il rullaggio vi può aiutare la mappa di Microsoft. Io ho già un riferimento comunque del percorso che devo fare, ma se voi avete dei dubbi con questo, vi può aiutare. Un altro trucco è se c'è, si muove adesso, se c'è l'altro traffico attivato, adesso sono andato troppo a sinistra, dobbiamo stare in centrolinea, se c'è dell'altro traffico attivato, ovviamente anche di quello di seguire il traffico a terra che sta seguendo sicuramente il percorso corretto rispetto a quello che sono i comandi di Microsoft, quindi avete queste due opzioni. Velocità di rullaggio ovviamente deve essere un pochino più bassa, io sono al minimo come manetta ma a questa velocità e nel frattempo che rulliamo possiamo andare a portare in flaps, i flaps in posizione 1 più F, possiamo armare gli spoilers, io ho dei tasti dedicati per questo, comunque i flaps sono
sono qua, ve li faccio vedere, si portano nella prima posizione e per armare l'aerofreno basta alzarlo. Vi aiuta sempre l'indicazione centrale, vedete che ci dice che abbiamo l'autobrake ancora da impostare su massimo, ma questo non si può ancora fare, cabin check e il takeoff config, quello lo possiamo fare, cerco di concentrarmi sulla velocità anche perché sta aumentando, allora, rallentiamo un pochino, se no diventa poco veritiero, e il takeoff config si può premere in questo punto. Vedete che sparisce l'indicazione, ci rimane la cabin check e l'autobrake max. Questo è un buon punto per andare a rimemorizzare la nostra procedura di decollo, perché poi le fasi del decollo sono sempre in rapida successione, quindi è sempre meglio rinfrescarla e soprattutto comunicarla al secondo pilota in modo che ci sia comunque un doppio controllo anche di quello che stiamo dicendo e che entrambi i piloti siano coerenti poi in quello che devono fare durante le fasi del volo. Quindi, come procedura da rinfrescare, vediamo innanzitutto se sì, siamo correttamente, ci stiamo portando sulla 25. Rallento un pochino. Abbiamo detto che manteniamo la prua che è 248, che è già settata come heading, a 1 miglio di distanza da Ostia, 114,90. Vireremo a destra per prua 309 e poi attendiamo di virare a sinistra con prua 279 quando saremo sulla radiale appunto 279. Controllo un attimo il traffico, no, non ce n'è. Adesso mi si è completamente invece gli do un pochino di velocità. Ovviamente non abbiamo le comunicazioni radioattive, quindi ci separiamo, diciamo, a vista, facciamo un po' un mix rispetto al volo strumentale, dove ovviamente non è compito nostro separarci dagli altri aerei, ma comunque è obbligatorio per il pilota comunque controllare a destra e a sinistra prima di ogni curva a terra e prima di ogni virata in volo e anche ovviamente prima di inserirsi o impegnare una pista. Quindi anche noi facciamo questa procedura, ci fermiamo un secondo. Ci possiamo ovviamente aiutare anche con lo strumento, vedete che non abbiamo del traffico in arrivo, però è sempre buona norma andare a controllare visivamente. E mi sembra che sia tutto libero, per cui possiamo andare a portare, rilasciamo il freno, impostiamo i freni automatici su Max, andiamo ad accendere le luci, io ho un tasto per questo, quindi accendiamo le luci perché stiamo impegnando la pista, abbiamo ottenuto l'autorizzazione per il decollo. Ci manca soltanto il cabin check, vediamo se riesco a farlo senza perdere la direzione. È questo tasto qua, all. Allora, ogni tanto a me lo fa, lo premo, adesso mi allineo in pista e poi ci concentriamo di nuovo su questa fase e non mi apparisce, no, scusate, non mi sparisce dal blu dell'ECAM, quindi mi riporto, inserisco il freno parcheggio, lo ripremo e vedete che adesso è sparito e in più abbiamo la voce del comandante che ci conferma che sta avvisando l'equipaggio. Allora abbiamo detto la procedura di decollo, abbiamo da tenere i freni parcheggi inseriti fino a portare il portiamo il motore al 50 come N1 e 50%, poi rilasciamo il freno di parcheggio, ci portiamo in flex, quindi portiamo la manetta in questa posizione, quella successiva al climb,
Teniamo il muso abbassato, questo lo si vede da questa indicazione, un pochino, non serve tenerlo al massimo, ma un pochino abbassato per far sì che non si alzi quando decide, quando vuole lui, ma quando decidiamo noi. A 100 nodi lo portiamo comunque in posizione neutra, alla velocità di rotazione ci stacchiamo da terra. Poi controlleremo la velocità per... Scusate, stavo controllando. Sì, per poi pulire e ritrarre l'attacca di flaps che abbiamo inserito. Ok, possiamo dare il 50%. Rilasciamo il freno parcheggio, muso leggermente in giù. Portiamo in flex. Siamo a 100 nodi, VR, ovviamente su il carrello, manteniamo questa prua, possiamo passare in VOR. Vi faccio vedere, cerco di zoomarvi. Intanto ritraggo i flaps. Vedete che siamo a 0. Adesso penso che si veda poco. Siamo a 0,5. Abbiamo un traffico davanti, ma poco. Portiamo in climb le manette. Avete visto l'indicazione? Siamo a 1, per cui possiamo portare la nostra prua a 3,09. Siamo selezionata e vedete che abbiamo l'indicazione sulla destra della... Adesso io ho selezionato la rotta e poi freccia verso il basso in modo da attivare la rotta selezionata. A questo punto, tra pochissimo, vedremo l'indicazione che si sposta verso il centro e dobbiamo arrivare coerentemente. Intanto posso disarmare gli spoiler, era indicato qua. Siamo molto vicini al VOR, quindi ovviamente tutte le variazioni sono molto veloci. Stiamo salendo un pochino troppo, cerchiamo di ottenere un ratio più coerente, possiamo portarci tranquillamente a 2000. Vedete che si sta spostando, quindi lo porto con prua 279. Siamo andati un filino oltre, ma poco cambia, possiamo fare una piccola correzione, portare a 277. Volevo farvi vedere nella parte della progressive, vedete che abbiamo un bearing di 279, ci mancano 23 miglia per arrivare al punto. Ovviamente la variazione è molto veloce perché siamo vicini al VOR, più siamo lontani, più queste variazioni sono minori. Andiamo a vedere dall'esterno e volevo farvi vedere, vediamo se sulla mappa si vede. Ecco, vedete anche la differenza rispetto alla procedura che mi offriva Microsoft, che comunque andava benissimo, ma che noi non abbiamo seguito, ne abbiamo seguita un'altra. Infatti questa era molto più a sud, beh, molto no, ma era più a sud rispetto alla nostra prua. Noi invece abbiamo fatto subito la prima virata a destra, virata a sinistra e siamo sulla radiale corretta che era 279. Stiamo sicuramente andando verso il punto perché abbiamo il doppio controllo sia della radiale corretta, siamo esattamente sulla radiale, e sia per quanto riguarda anche la parte della progressive. Vedete che mi dice adesso sono a 280, quindi ho un grado in più, ma poco cambia e la distanza ovviamente sta aumentando. Adesso siamo di nuovo in rotta corretta, quindi posso portare 279, controllo il vento, abbiamo un vento con componente solo frontale, quindi non dovrei neanche subire degli scarrocciamenti. Nel caso, se volessi, comunque posso andare in modalità track se ho un vento forte laterale, in modo da far sì che il computer in automatico compensi lo scarrocciamento del vento laterale. Siamo a 10.000, quindi possiamo andare a spegnere le luci. Vedete
Aspettiamo ancora un pochino per le cinture di sicurezza. Abbiamo da mettere la pressione barometrica su standard. Stiamo guadagnando un pochino di velocità, manteniamo il ratio di salita 2000 e in questo momento, se volessimo, possiamo già passare in arc. Vedete che, anzi no, ci conviene aspettare perché sennò ci sposta sulla sinistra, perché questa tratteggiata è la rotta che avevamo inserito come MSDU, quindi come procedura di, chiamiamola, di Microsoft, comunque diversa dalla nostra. Noi invece stiamo ottenendo quest'altra di procedura, quindi sarà compito nostro, una volta in prossimità di Enig, andare ad attivare, invece che l'heading, la navigazione laterale gestita dall'MSDU, e quindi in automatico poi lui ci porterà sul prossimo punto. Comunque lo si vede anche da qua, vedete Nenig è questo, e una volta arrivati su Nenig, in automatico poi ci porterà su Giglio, che è il prossimo punto. Intanto diamo un controllo a tutti i valori che siano corretti. Non avevamo acceso l'ATC, quindi lo posso accendere. Non avevamo acceso il meteo radar, quindi lo posso accendere. Non abbiamo neanche dato il crono, e quindi questo è il discorso delle checklist che vi dicevo prima. Siamo fatti comunque, crono si schiaccia questo pulsante esattamente prima di effettuare il decollo. Va bene, sono piccoli errori, tanto oggi non vediamo questo. Vorremmo vedere più che altro il comportamento della 320 in volo, vedere le varie differenze rispetto alle versioni precedenti. Quanto ci manca da Nenig lo vediamo qua, ovviamente, quindi ci mancano 4,9 miglia. Possiamo andare ad inserire la rotta gestita, quindi freccia verso l'alto. Adesso me la sta andando, ha fatto una piccola correzione a sinistra per andarmela a cercare, e poi mi aspetto una piccola virata verso, anzi una virata verso destra. Infatti sta proseguendo con la virata. Ecco, tante volte succede che non c'è corrispondenza in quello che mi aspetto rispetto a quello che succede. Capita anche magari perché la mod è sbagliata o perché sbagliamo noi qualche comando. E la cosa importante è che ovviamente il computer non deve mai prendere predominanza rispetto alle azioni del pilota, quindi è un ausilio. Quindi dobbiamo sempre avere noi il controllo dell'aereo in qualsiasi fase di volo e far sì che la fase di volo segua quello che noi vogliamo. Quindi in qualsiasi momento dovessimo verificare, e capita anche spesso con il simulatore, di perdere la rotta, di avere un heading non corretto, eccetera, eccetera, ci sono tanti modi per poter andare a sopperire a quello che è successo, e quindi si deve fare, cioè come compito del comandante comunque prendere il controllo del mezzo e non farsi portare in balia di una programmazione sbagliata dell'MSDU piuttosto che di un'anomalia dell'MSDU, eccetera eccetera. Ci sono tanti fattori. Abbiamo visto le limitazioni di quota, di velocità non ce n'erano, quindi potevamo stare 250 nodi sotto i 10.000 piedi e poi si poteva salire, quindi le abbiamo rispettate. Su Nenig dovevamo avere almeno 4.000 piedi e abbiamo avuto un ratio di salita decisamente quasi da jet, quindi l'abbiamo rispettata. E su Giglio, vedete, abbiamo un altro obbligo di essere sopra il livello di volo 100, e ci siamo. Quindi possiamo già considerarlo fatto, perché non ci sono poi più restrizioni, entriamo in aerovia, quindi non abbiamo più dei controlli rispetto alla nostra quota da effettuare. Controlliamo anche la parte di vento, infatti vedete che abbiamo un vento frontale, e questo sarà un po' il fil rouge di questo volo, perché avevamo visto che avevamo comunque 18 nodi di vento frontale come componente media, quindi è coerente anche con questo tipo di indicazione. Spegniamo l'avviso per le cinture di sicurezza, ci portiamo a 3000, controlliamo ovviamente anche qui, compito del comandante controllare che poi a 3000 si stabilizzi, nonostante sia tutto correttamente impostato. E intanto vi direi che possiamo andare a vedere il discorso invece per quanto riguarda l'avvicinamento. Adesso io magari guardo un attimo i vostri commenti. Allora, in particolare cartina, ah sì,
Sì, che diciamo che ci sono delle discrepanze sull'ATC di Microsoft per quanto riguarda le comunicazioni con l'ATC, è vero, cioè sono tante cose che non funzionano, fa parte di un'intelligenza artificiale che sembra banale, ma non lo è, molto complessa. Anche altri simulatori che sono presenti da molti anni sul mercato, come anche X-Plane, anche con delle mod particolari a pagamento a parte. Effettivamente poi alla fine non riescono a dare un realismo completo. Io personalmente mi diverto forse di più a gestirmi il mio volo con un misto di VFR e IFR, nel senso che mi gestisco il mio volo in IFR, seguo come oggi le procedure reali, e nel caso vado anche su RadarBox 24 e vedo che pista in uso c'è e che procedure stanno utilizzando gli aerei, quindi guardo le loro tracce e poi cerco di simulare il mio volo. Separandomi dagli altri aeromobili, in volo non c'è tanto problema perché non ce ne sono tantissimi, più che altro a terra cerco di separarmi io direttamente, lo trovo ancora più divertente così, completamente affidarmi all'ATC, in questo momento forse Microsoft non è così, così perfetto, così competente, adesso ho perso la vista, come dovrebbe essere, quindi forse conviene fare così. Allora, intanto io sono andato sul tablet perché cominciamo a ragionare come prima cosa, primo step che dobbiamo cominciare a pensare prima di arrivare in quota e comunque verificare appunto di arrivarci, la quota corretta e di mantenerla, è quella di gestire il punto di discesa e quindi il top of climb e lo andiamo a calcolare dando il sync sulla nostra quota, quindi quando arriveremo a 30.000 gli daremo il sync e poi gli diamo in questo caso una vertical speed, possiamo dargli 1800 piedi in discesa. Vi ricordo che a me è capitato tante volte, non inseritelo questo valore dal tastierino numerico perché lo prende come comando di direzione, quindi vi vira il vostro aereo a destra e a sinistra, ma fatelo dai tasti numerici sopra le lettere. E gli diamo una vertical speed di 1800 e gli diciamo, non la sappiamo ancora, quindi attendiamo per compilare questo campo. Sarà la nostra target altitude, cioè la quota. Intanto andiamo a controllare questa restrizione, l'avevamo vista Giglio, quindi sopra i 10 ci siamo sicuramente. E adesso cominciamo ad andare a prendere la parte delle carte invece per quanto riguarda Malpensa. Mentre sale, speriamo che tutto vada bene perché io mollo i comandi a un secondo pilota che non c'è e ci portiamo a vedere. Innanzitutto analizziamo la 35 Right Zulu che si trova a pagina 108. Io me le sono segnate prima per trovarle più velocemente. E vedete che abbiamo l'ILS Zulu 35 Right. E quindi è corretta quella che noi stiamo cominciando a valutare e abbiamo tanti valori. Quello che ci interessa è la frequenza, innanzitutto, anche se in automatico ci verrà impostata, ma dobbiamo controllarla sull'MSDU che è di 109,9, che è la frequenza dell'ILS 35 destra. Poi un'altra informazione che è abbastanza utile è questa, cioè noi saremo su TOTQ a 3000 piedi. E vedete che noi arriveremo da sud, cominciamo a dare un'occhiata anche qua perché dice che Ingler mandatorio 190 nodi e va bene, non sarà un grosso problema, saremo sicuramente su questa e se non sotto come velocità, però va ricordata. E 4000 piedi, 3000 su discrezione dell'ATC. Noi consideriamo 4000 come mandatorio. Abbiamo poi la possibilità, sotto qua vedete che abbiamo ILS e poi abbiamo la Decision Altitude di 891 piedi e la Decision Height di 200 piedi. Se utilizziamo un atterraggio ILS che non è di categoria 2 o 3, come questo caso che adesso andiamo a vedere, lo si vede immediatamente perché appunto le decisioni di altezza sono diverse completamente e in questo caso inseriremo nella parte, adesso Flybywire ha inserito il nuovo modello di simulazione per quanto riguarda l'MSDU che è quello della Honeywell. L'Honeywell non parla, mentre prima dava, adesso vado a memoria perché non mi ricordo il modello di prima, vediamo se me l'ho scritto, sì, dava radio e dava
Baro e radio. E adesso si parla di decision altitude e decision height. Anzi, no, scusate, adesso è baro e radio. Quindi nella parte di baro inseriremo il della decision altitude e nella parte di radio la decision height. In questo caso, se vogliamo utilizzare l'ILS senza AutoLand, quindi questa carta che stiamo guardando adesso, dovremo inserire nella parte di baro 891, quindi vuol dire la baro è la nostra decision altitude. Se invece vogliamo utilizzare la categoria 2 o 3, mi sembra che sia un 3 alfa questo, 3 bravo, no scusate, 3 alfa, vedete che è insegnata qua sotto, come ILS, quindi in autoland la frequenza sarà sempre uguale, avremo sempre le stesse restrizioni sia sulla quota sia sulla velocità. Quello che cambia, vedete, è che appare decision height, non appare più la baro o decision altitude e dovremo inserire 50 piedi. Questo è il valore che cambia e si inserisce nella parte delle performance, poi lo andiamo a vedere. Invece come star utilizziamo la Meebu 1 X-Ray che si trova a pagina 48, quindi ci portiamo, tanto do un'occhiata, il volo mi sembra coerente, siamo a 30.000 piedi. Anzi, ve lo faccio vedere, vediamo se sono riuscito a togliere. Sì. Siamo arrivati a 30.000 piedi, abbiamo superato Giglio, che è quella là, e siamo pronti per lasciare sulla sinistra l'isola d'Elba, come ci aspettavamo dalla nostra rotta. E il meteo è buono, non abbiamo problematiche di nessun tipo, quindi possiamo tornare a guardare la nostra cartina. Allora, abbiamo letto pagina 48, ve la giro perché sia più comprensibile. Questa è la procedura che noi utilizziamo, è la ASTIG 1X e vedete che abbiamo Mebur, che è l'ultimo punto della nostra aerovia, poi abbiamo una radiale e una distanza di 15 nodi per andare verso Voghera, abbiamo la frequenza anche di Voghera, sia del VOR che dell'NDB, utilizziamo nel caso il VOR, e poi da qua andiamo in direzione dell'altro NDB, quello di Novara, per poi andare a intercettare l'ILS come avevamo visto nell'altra carta. Possiamo leggere, è importante sempre leggere la parte di routing, quindi guardate sia le indicazioni, soprattutto per quanto ovviamente riguarda le quote, vedete che qua abbiamo Mebur, lo lasciamo a 10.000 e poi abbiamo Voghera, ci riporta 6.000, vedete qua in piccolino, non so se si vede dal video, comunque 6.000 e poi si può scendere a 5.000 a 11 di distanza da Voghera e poi si può scendere a 4.000 fino all'NDB di Novara e poi si scende a 3.000 per poi andare a intercettare l'ILS. E poi andiamo sempre a leggere la routing se ci dà qualche altra indicazione. E qua ci dà tutta una serie di radiali inbound a Voghera, poi dice di turn left bearing to Novara, cioè in direzione di Novara o Nopke, che è un altro punto di riferimento, se Novara dovesse essere guasto. Nopke è sempre questo punto qua, quindi l'avremo sul nostro MCDU. Diciamo che quello che noi può interessare è di essere su Mebur. Possiamo essere, allora, siccome siamo a 15 miglia di distanza da Voghera, Mebur, e su Voghera dobbiamo essere a 6.000. Impostiamo direttamente Mebur 6.000 e poi faremo ci teniamo queste 15 miglia di autonomia, dovessimo sbagliare il calcolo sulla discesa. Andiamo a farlo e quindi, come possiamo vedere da qua, abbiamo il vantaggio che vi faccio vedere la rotta, che arriviamo in linea retta, quindi
noi in qualsiasi punto siamo qua, saremo più o meno, stiamo seguendo una linea anche se non perfettamente retta verso Mebur. Diverso sarebbe se avessimo dei segmenti di rotta che vanno a zigzag verso Mebur. In questo caso diciamo che Ubdin è più lontano di Betten, che è più vicino di Respezia, eccetera, eccetera, quindi è coerente come fosse possiamo considerarlo in linea retta. Possiamo sfruttare la funzione appunto che avevamo della progressive per andare a selezionare Mebur. Ovviamente se ci fosse un percorso a zigzag, invece no, si deve andare a contare sull'MCDU tutti i vari step, tutte le varie distanze, sommarle per vedere quanto prima rispetto a Mebur dobbiamo iniziare la nostra discesa. In questo caso siamo più fortunati. Prima operazione che possiamo fare è andare nel progressive e inserire Mebur al posto di Nenig. In questo caso mi dice che con prua 334 arriverei sul punto e siamo a 117 miglia da Mebur. Mebur abbiamo detto che noi lo vogliamo raggiungere, facciamo a 6.000 piedi, quindi qua ho schiacciato due volte la V, mettiamo 6.000. La vertical speed l'avevamo già selezionata in automatico, ridiamo sync per portarci ai 30.000 piedi o lo inseriamo a mano, ma è ovviamente più comodo così. E qui mi dice di iniziare la nostra discesa a 1.800 piedi al minuto in discesa, 88 miglia prima del target. Il target abbiamo visto essere Mebur. Quindi siamo a 113, siamo in anticipo, quindi possiamo rilassarci e cominciare ad inserire. Rilassarci per modo di dire, perché abbiamo già del lavoro da fare. Vediamo se riesco. Ok, che è quello di inserire il nostro arrivo. Quindi torniamo in flight plan, andiamo in Linch, destination data glieli mettiamo dopo, gli diamo l'arrivo. Abbiamo detto che utilizzeremo la 35 right, ILS 35 right. Fate attenzione perché c'è anche la Yankee. E noi utilizziamo la Zulu, quindi 35 right Zulu. Andiamo nella parte dell'avvicinamento e gli mettiamo la Mebur, quindi scorriamo 1 X-ray. No via o Inler, possiamo, qui c'è già inserito Inler, lasciamo questa, gli diamo insert. Prima cosa da fare che vi consiglio sempre è andare in radio e navigazione e controllate, vedete che delle volte non lo fa, che la frequenza dell'ILS sia inserita. 109,9, la controlliamo sulla carta e la confermiamo. Andiamo in menu MCDU, AZU, AOC menu, Weather Request e diamo il send. Diamo il Return to AOC e attendiamo di ricevere la company message che appare qua. Nel frattempo possiamo controllare, no, siamo in questa pagina, aspettiamo. Company message, vedete che è apparso, quindi abbiamo già dato il return, per cui possiamo andare in messaggi ricevuti, il meter, lo stampiamo, lo tagliamo, ci riportiamo. In questa pagina andiamo nella parte delle performance perché vedete che mi dice Enter Destination Data e queste noi dobbiamo andargliele ad inserire. Prima di questo vado a vedere se qualcuno mi ha scritto cosa preferisce che io faccia. Procedura, ho pensato anch'io. Lock no, non si può utilizzare la funzione lock per eseguire una radiale sulla 320, non funziona come gli altri, la possiamo tenere solo come indicazione. Allora, qui io altri commenti non ne vedo, quindi fate scegliere a me. In questo caso, intanto andiamo a fare next phase e gli diamo il QNH che è di 1019. La temperatura in questo momento è di 19 gradi. Il vento, abbiamo variabile 7 nodi, quindi possiamo fare da nord 7 nodi. E
e vedete baro e radio, e transition altitude gli diamo 10.000, comunque sarebbe comunque comunicata dall'ente di controllo. Abbiamo detto che se inseriamo un ILS con Autoland andremo a inserire 51, mi sembrava fossero, se lo vado un attimo a riprendere a video, voi non lo vedete, vado un attimo a riprendere la carta per non darvi un valore, se devo girare anche le pagine, per non darvi un valore sbagliato, siamo a pagina 108. E abbiamo detto appunto sì, con categoria 3 alfa abbiamo 50 l'Autoland, invece gli LS non in categoria 3 alfa sono 891, quindi utilizziamo questo 891 e gli diamo sulla baro, se no avremmo messo 51 sulla radio. Torniamo in flight plan, vedete che mi è sparita l'indicazione di mettere la destination data perché l'abbiamo messa, andiamo in progressive e siamo 82 miglia da Melbourne, a 89 noi dovevamo scendere, quindi possiamo cominciare ad inserire i nostri 6.000 piedi e gli diamo, allora prima di tutto attiviamo la discesa. E poi gli diamo noi una vertical speed, lasciamo 1.800 perché tanto avevamo anticipato comunque la nostra discesa, quindi 1.800, ovviamente nel frattempo qui la possiamo andare a controllare, gli diamo il sync, se dovesse, comunque arrivavamo in anticipo quindi non c'è problema, nel caso comunque si può ovviamente andare a variare questi valori. Andiamo a vedere che cosa succede fuori. Sì, non si può, mi ridicevate, c'è chi mi urla nudo nudo, anche se lo facessi non cambia molto in questo momento. Sì, no, il VORP non si può utilizzare per la navigazione, si può utilizzare solo come informazione, ve lo confermo. Quindi, a questo punto la parte VOR non la stiamo utilizzando, possiamo anche spegnere l'indicazione a video. Un'altra cosa che non abbiamo fatto e comunque si poteva fare, anzi si doveva fare, è togliere, una volta arrivati in rotta, disattivare la construction e portarci in airport come visualizzazione della mappa, e poi una volta lasciata la quota e quindi si inizia la discesa, si ritorna con questo tipo di visualizzazione. Questo non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso. Vedete che comincia, abbiamo qua un'indicazione di meno 6.000 subito dopo Mebur, e noi sicuramente ci saremo perché abbiamo comunque un ratio di 1.800. In questo momento vedete siamo 27.000 piedi più o meno, ci dice di, per arrivare a 6.000, di scendere 73-72 miglia prima del target. Noi possiamo sempre comunque controllare, vedete che abbiamo 66, se non dovesse, se va in difetto di troppo, possiamo ovviamente andare ad aumentare il nostro ratio di discesa. Quindi lo portiamo a 2.000, facciamo questa prova e vedrete che fra poco questo valore di distanza sarà compatibile o si avvicinerà sempre di più a questo valore. Nel momento in cui sono compatibili, sono uguali, si può ritornare ad inserire il valore di 1.800. Un'altra alternativa è quella di invece fare l'opposto, quindi io so che sono a 63, devo trovare un valore di ratio di discesa che mi porti questo valore a 63, quindi posso portare, non so, 2000 e vedo quanto va. Se è 63, io ho già trovato il mio ratio di discesa ottimale. Questi sono i due metodi, ma noi dovremmo, se tutto funziona, essere comunque in anticipo. Continuiamo la nostra discesa. Devo dire che anche in Liguria il tempo è bello, non ho guardato il meter, vediamo, di Malpensa, l'ho guardato soltanto, sì, abbiamo scattered 0,50, quindi abbiamo poche nuvole a 5.000 piedi, quindi comunque sarà una bella giornata di sole. Iniziata la discesa, possiamo comunque andare ad allacciare le cinture di sicurezza in modo da dare il tempo anche al personale di bordo di preparare l'aereo.
Abbiamo iniziato la discesa, comunque l'abbiamo comunicato, quindi lo sanno. E in questa fase di volo effettivamente ci si può anche un attimo rilassare perché abbiamo impostato tutto. Adesso il nostro prossimo step è quello ai 10.000 piedi. E passeremo sul QNH, lasceremo quello standard e metteremo quello che ci passa lente di controllo, oppure se non ce lo passa possiamo anche utilizzare direttamente il QNH che abbiamo preso dal METAR e dal TAF, scusate, dal METAR in questo caso, e abbiamo ad accendere le luci, quelle sotto i 10.000 piedi, e controllare di non essere sopra i 250 nodi, anche se viene gestito in modo automatico. Anche per quanto riguarda, tra l'altro, la discesa, è comoda perché questa indicazione di discesa viene calcolata anche in base alla velocità attuale e anche sapendo che sotto i 10.000 piedi noi scenderemo a 250 nodi, quindi c'è questo doppio conteggio che va a influire su questo valore. Un valore che comunque si può anche calcolare a mente con un rapido conto e diciamo si sbaglia di poco, però abbiamo il tablet, penso che sia utile controllarlo. Vedete che adesso abbiamo 48,7 miglia e abbiamo 47 miglia, quindi il gap che avevamo prima è ovviamente diminuito perché abbiamo portato il ratio a 2000. Lo riportiamo a 1800 perché siamo praticamente coincidenti, così vediamo anche se adesso invece si allineano i due valori. Tanto ne approfitto, vi ricordo il martedì tendenzialmente facciamo la 320 Night Experience su Discord. Siamo partiti da Fiumicino e siamo arrivati a Mumbai in questo momento. Facciamo delle rotte di un'ora, un'ora e mezza. È capitato due volte, una volta soltanto 2 ore di volo. È divertente perché siamo più di 30 persone. Facciamo tutta l'analisi comunque del volo con le seed, le star. C'è anche Diego che mi aiuta. E anche altri utenti per gestire e pianificare il volo e facciamo proprio come stiamo facendo oggi, quindi con meteo reale, ora reale, quindi si chiama Night Experience perché si fa sia alle 21 di sera del martedì, ma vista la zona in cui stiamo volando per adesso è proprio anche notte nella realtà. Ovviamente chi desidera può tenere anche un altro orario, consigliamo ovviamente invece la parte meteo che sia uguale per tutti, quindi meteo reale, così da più immersività alla simulazione, anche perché in base al meteo io e Diego scegliamo le seed, le star, l'approccio, vediamo le carte, le vediamo in volo, facciamo un po' tutto quello che è stato fatto oggi con tutto in gruppo e tutto coordinato, quindi anche l'inserimento nell'MCDU viene tutto spiegato, se ci sono domande è un po' più agevole rispetto a YouTube perché diciamo, c'è l'interazione anche vocale, quindi è molto più semplice per fare delle domande e bloccare quella che è la simulazione per andare a spiegare certi fattori. Qui vediamo se ci sono altre domande. Sì, qui vi state rispondendo voi, bravissimi. Adesso poi non so se c'è ritardo nella chat, sinceramente non l'ho mai, è la prima volta che faccio una diretta, quindi non ho mai verificato questa cosa. Allora, siamo, sì, c'è Portofino in vista, abbiamo Lavagna, abbiamo Sestri Levante, la Baia del Silenzio, quindi Riva Trigoso, Moneglia. Invidio chi ha la barca in questo momento qua, che si sta godendo la giornata. Continuiamo la nostra discesa, diamo ogni tanto un'occhiata che tutto sia compatibile su quello che ci avevamo detti. Siamo a 31 miglia da Mebur e abbiamo 27, quindi come vi dicevo siamo in anticipo rispetto alla nostra discesa. Possiamo anche abbassare un pochino il ratio e portarlo a 1600 in questo momento. Il vento si è spostato leggermente con componente più a sinistra. La nuvolosità che ci dava 5.000 piedi è in vista, quindi abbiamo
della leggera turbolenza sulla destra, ma poi in rotta non abbiamo grosse altre problematiche. Vedete che poi abbiamo Inler 4000 e poi ci porteremo a 3000 su Totku per poi andare a intercettare il nostro ILS. Aspettiamo i 10.000 piedi, ci manca abbastanza poco. Tanto questo è l'aeroporto di Genova. Abbiamo 21 miglia e siamo a 25, sì, sta aumentando ancora, comunque lasciamo così la nostra discesa. Purtroppo con l'ATC delle volte queste indicazioni sono un pochino sballate, fa salire, fa scendere, non c'è molta fedeltà. Abbiamo detto che possiamo cominciare intanto anche a mentalizzarci per quanto riguarda il nostro avvicinamento. Rifacciamo un check, atterreremo sulla 35 di destra, utilizziamo la Zulu come procedura e faremo un ILS senza Autoland, quindi con la parte finale manuale, la visibilità comunque è buona, mi sembra, lo vediamo. Sì, non abbiamo problemi di visibilità, quindi possiamo confermare questo tipo di avvicinamento. Andiamo di nuovo in flight plan, questa indicazione ormai non ci interessa più, possiamo zoomare un pochino per rendere più evidenti quelli che sono i nostri punti e no le nostre limitazioni. Stiamo attenti a 10.000 che il nostro indicatore di velocità, andato c'è un pochino di turbolenza, il nostro indicatore di velocità scenda sotto i 2.50, accenderemo l'ILS, quindi questo pulsante, e accendiamo le luci di atterraggio, i passeggeri sono già stati avvisati e poi cominceremo la procedura proprio con, in base alle velocità, ad impostare i flaps. Un'altra cosa che poi dovremo fare ovviamente è confermare l'approach phase, che lo facciamo con la parte dell'MCDU. Mancano 1000, vedete che è già stata selezionata una velocità più bassa, volendo si possono utilizzare gli aerofreni per rallentarlo più rapidamente, ma va bene anche questo ratio. Vedete, la freccia mi indica quanto sta scendendo, ovviamente più la freccia è marcata, più ho una variazione repentina sulla velocità in diminuzione oppure in salita se la freccia è verso l'alto. Quindi posso avere anche un'idea di quando raggiungerò i 250 nodi. Sotto i 10.000 piedi non si può volare più di 250 nodi, a salvo autorizzazioni particolari. Siamo a 10.000, andiamo nella parte superiore e accendiamo le luci. Accendiamo l'ILS. Io per non dimenticarmi metto già gli autobrake, li imposto su low, in modo che ho terminato questa parte di programmazione. Abbiamo un pochino di brutto tempo sulla destra, infatti stiamo un attimo sobbalzando se c'è qualche termica, però insomma poca cosa. La velocità stiamo portandola sui famosi 2,50, la quota impostata la ricontrolliamo, 060 compatibile con Voghera, qui c'è un più 410, sinceramente non vediamo cosa mi dice l'MCDU. Sì, no, è un valore che non ha molto senso, 410 non capisco da dove lo tiri fuori. Comunque è il punto di decelerazione, quindi non ci interessa, non lo prendiamo come punto di riferimento. Un'altra cosa che ci manca da fare è impostare gli aerofreni su automatici e si fa quando abbiamo estratto il carrello. Volendo c'è anche la possibilità, vediamo se è già attivo, di visualizzare la parte di terrain invece della parte meteo. Vedete che ci indica tutto verde, quindi vuol dire che siamo, anche se siamo in discesa, quindi ovviamente vanno controllate, ma siamo comunque fuori da pericoli. Se non conosciamo la zona, questo è abbastanza comodo. Il tilt non funziona ancora del meteo, quindi purtroppo
questo dobbiamo ancora utilizzarlo in questo modo, insomma, il meta. Vedete che siamo a Mebur e siamo a 6.400 piedi, quindi fondamentalmente, anzi, stiamo ancora arrivando su Mebur. Dovevamo arrivare a 6.000, diciamo che siamo stati abbastanza precisi. Volendo si può ovviamente riprogrammare il tablet per le altre fasi di volo, in questo caso non ci interessa perché lo facciamo tutto manualmente. Questo mi è rimasto a Roma, quindi non abbiamo informazioni meteo utili. E Mebur Voghera lo facciamo a 6.000, siamo corretti. Adesso questa zona invece non la conoscono. Siamo a sud di Voghera, però no, non ho. Vabbè, c'è questa funzione che è molto comoda, questa mappa VFR, vedete che mi fa vedere proprio se la zoomo addirittura le case dei posti che sorvoliamo. È carina perché mi permette, magari se non conosco bene la geografia o sono posti che non volo, che non conosco. E la trovo utile andare a vedere quelle che sono le zone che vengono sorvolate. Funziona ovviamente in tutto il mondo, quindi è comodo, insomma, se volete utilizzarlo. In più vi dà anche l'indicazione a video del vento che comunque avete in questo punto. Le nuvole sono come ci aspettavamo, perché siamo a 6.000 e sono leggermente sotto di noi, ci dava 5.000 come livello, quindi il METAR è corretto. Intanto qua vediamo se si è aggiornato, mi sembra di sì, quindi si è aggiornata anche la posizione. E vi dicevo appunto di Discord, iscrivetevi su Discord, è carino, ci sono tanti utenti, siamo mi sembra più di 1.000 persone comunque. E ci sono tanti canali, è molto utile sia per chi ha dei dubbi, sia per chi vuole imparare, sia per chi vuole divertirsi. Facciamo tanti tour, ci sono dei training, proprio mirati invece con un particolare argomento che vari utenti sviluppano e poi spiegano. E la comunità è veramente divertente, quindi ve lo consiglio. Allora, siamo a 6.000 Voghera e siamo corretti e poi impostiamo il prossimo step che era 5.000. Se abbiamo dei dubbi basta andare a zoomare, infatti vedete che il dubbio è già risolto perché abbiamo 4.000, per cui possiamo portarci già a 4.000. Lo vedete lì oppure lo vedete direttamente nell'MCDU. Adesso la parte user è quella appunto dopo la decelerazione, vedete la portata 5.000, ma non ci interessa, a noi interessa Hiller 4.000. Tanto ne approfitto per vedere se ci sono domande. Sì, l'autobrake va inserito. Lo vedevo che l'avete scritto: l'autobrake va inserito a carrello estratto. È corretto, io l'ho fatto prima per non dimenticarlo. Allora, abbiamo superato Voghera, possiamo portarci sui 4.000 come ratio di discesa, glielo impostiamo noi. Possiamo dargli 1.200. E continuiamo il nostro avvicinamento. Andiamo a vedere dove siamo. Sì, abbiamo lasciato Voghera sulla nostra destra, il radiofaro si trova a sinistra. Siamo 5.000, 1.000 ancora a scendere.
e su Hiller dovremmo essere sopra i 4.000 piedi. Possiamo andare nella parte delle performance, next phase, ah, è già stato attivato, ok, abbiamo già attivato in automatico la fase di decelerazione, infatti vedete che è sparito il triangolo. Se no lo fate voi manualmente, mi ha anticipato di poco. Adesso ovviamente livellando l'aereo la velocità diminuirà più rapidamente, quindi si porterà su 190 piedi, 190 nodi. Alt mi conferma è quadrettato, quindi vuol dire che c'è stata una modifica recente in questa indicazione e la modifica recente appunto che siamo alla quota che avevamo selezionato. Hiller mandatorio era 4.000, poi scendiamo a 3.000. Stiamo arrivando, vedete sul pallino verde, e potremo dare la prima tacca di flaps. Allora andiamo a rivedere le nostre quote per sicurezza. Abbiamo detto dopo Hiller possiamo scendere, vedete, ci portiamo a 3.000. Adesso sta mantenendo la velocità, tutto controllato, tutto perfetto. Ovviamente fate sempre questi tipi di controlli, non affidatevi completamente agli automatismi, ma controllate quando date un input che poi venga rispettato e seguito, in modo da avere il tempo eventualmente per andare immediatamente a correggere il problema. L'ILS, vedete, non è ancora stato catturato, non abbiamo né il sentiero orizzontale che appare prima né il sentiero verticale. E per quanto riguarda l'ILS, intanto ve lo faccio vedere quando è. Adesso viene, vedete che è stato intercettato il sentiero orizzontale, ci dice che la pista si trova alla nostra sinistra istintivamente, quindi se volessimo allinearci adesso andrei a sinistra. Questa è l'indicazione di questo triangolo. Controllo la frequenza 109,9 e questa è la sua distanza. È importante fare questo controllo. Vedete che si è staccata dall'estremità, quindi vuol dire che sta centrandosi con la nostra prua, quindi con la nostra direzione, quindi fra un po' dovrebbe trovarsi centrale. Non abbiamo ancora il sentiero verticale, siamo ancora lontani, siamo a 25-23 miglia. Dopo Hiller andiamo giù a 3, quindi posso già impostare 3.000. Allora io non ho preparato il caso di riattaccata, vabbè, la vediamo poi magari, perché se no adesso se vi faccio vedere la carta ci impastiamo, la facciamo magari in un altro tutorial, un'altra diretta, andiamo a vedere un discorso anche di riattaccata, magari la possiamo anche fare insieme e facciamo la procedura di riattaccata e vediamo come si effettua, anche perché bisogna andare a selezionare la quota, eccetera, cioè, sapere in anticipo ovviamente come sempre prima tutte le operazioni che devono essere fatte. Controlliamo che sia sempre tutto coerente, siamo a 5 miglia da Hiller. Io ho già preparato il 3.000 e poi gli daremo la conferma per scendere. È apparso, vedete, in questo momento il diamante del sentiero. Si trova sopra di noi, quindi è corretto, vuol dire che siamo sotto perché noi ci infiliamo nel cono dell'ILS verticale da sotto. E in questo momento siamo leggerissimamente a destra rispetto alla pista e un tot sopra rispetto al sentiero di discesa.
Speriamo di non avere traffico che ci dia fastidio, se no ci costringe a farla riattaccata e non siamo pronti. Siamo a 18 miglia dalla pista, diamo l'indicazione, si vede qua, e siamo 2 miglia da Inler. Inler che corrisponde fondamentalmente, sì, passato Vigevano, diciamo, prima della raffineria di Trecate, che dovrebbe essere questa, mi sembra, vediamo se si vede. Sì, questa qua è la raffineria di Trecate. Vedete che la pista adesso ci è passata sulla destra, ma non ci preoccupiamo, non siamo ancora in LS, quindi stiamo ancora seguendo la rotta a livello dell'MSDU. L'abbiamo passato, quindi possiamo andare a selezionare i 3000. E sarà Todku. Impostiamo i nostri flaps a 2. Una volta che sono a 2, ok, possiamo estendere il carrello. Aspettiamo verdi, quindi il carrello è confermato. In questo caso adesso è corretto, come dice, come scrivevate voi, impostare il freno automatico. Lo mettiamo su low, andiamo ad armare gli aerofreni, quindi li tiriamo e riprendiamo il controllo del nostro aereo. Vedete che la velocità ovviamente sta diminuendo velocemente perché abbiamo il carrello esteso. Portiamo, una volta che arriva su F, i flaps in posizione 3. Volendo, se volete atterrare con la posizione 3 di flaps per condizioni di vento, eccetera, eccetera, potete attivare questa spia, Landing Flap 3, e a questo punto confermate che volete atterrare con i flaps 3, se no, il sistema calcola che voi volete atterrare con i full flaps e quindi gli diamo il full flap, vedete, se no l'MSDU non, cioè scusate, l'indicazione non vi appare. Ci prepariamo, vedete, il diamante sta cominciando a scendere e possiamo attivare l'approccio. In questo momento vedete che mi dice che siamo categoria 3 single, quindi non è autoland, cerca immediatamente di ricercare l'asse pista. Mantiene i 3000 piedi, in questo caso posso già andare a impostare la quota per un'eventuale riattaccata. Mi sembra che se Malpensa sia 4000 piedi, quindi, o 6000 piedi, comunque la potete inserire qua per prepararvi, oltre alla preparazione delle eventuali rotte, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che da azzurro GS diventi verde. Vi dicevo per l'autoland, l'autoland è tutto identico fino a questo punto. L'unica cosa che dovete fare è attivare anche AP2. Me la posso, penso, sì, far vedere. Diventa AP1 più 2 e mi dà la conferma categoria 3 dual, che vuol dire quindi con autoland. Il glidescope è stato intercettato. Adesso rispegniamo e accendiamo la P1 e basta. Vedete, categoria 3 single. Ha iniziato la nostra discesa. Quindi adesso a questo punto è il comandante che decide quando sganciare l'autopilota ed effettuare l'atterraggio. 2500. 2005. Cerchiamo a vedere se riuscivo a centrarvi la vista. Ok, diciamo che no, ci conviene tenere questa vista qua. Spero si vedano le indicazioni. Se
no vediamo se tengo questa, forse. Ma sì, possiamo provare a tenere questa, però può essere un po' troppo stretta. No, teniamo quella standard classica. Ovviamente controlliamo sempre che tutto sia coerente con quello che è richiesto. Vedete che in blu abbiamo il check, quindi andiamo ad avvisare. Se volevate appunto entrare con Flaps 3, se non date la configurazione Flaps 3 nella parte superiore, nel pannello superiore, non vi conferma che avete ancora la configurazione d'atterraggio e quindi non vi fa accendere l'avviso per quanto riguarda la crew. Quindi nel caso, ricordatevi, attivate sopra quella spia, cioè che sia accesa, e poi fate la stessa operazione. La pista sembra tra l'altro fortunatamente libera, quindi abbiamo un altro velivolo, ma più sulla sinistra, non dovrebbe darci fastidio. Altro traffico non ne vedo. Siamo a 1600. Ah, con l'autoland io l'ho provato anche su questa pista, anzi solo su questa pista, scusate, e mi ha tenuto anche la carreggiata centrale una volta atterrato correttamente. Quindi nel tutorial io dicevo di staccare immediatamente l'autopilota una volta toccato con le ruote posteriori, perché poi non mi teneva l'orientamento della pista, anzi mi buttava fuori di pista. Invece almeno su questo atterraggio che ho provato ieri, prima di fare questa diretta, devo dire che me l'ha tenuto quasi perfettamente, o comunque ha fatto delle piccole variazioni che non hanno influito sul volo. Siamo a 1000 piedi. Scollego l'autopilota. Minimum. Cerchiamo sempre di essere centrati, abbiamo del vento leggero da dietro, mi sembra. 200. A 20. 30, 20, Togliamo motore. 10, drive. Azioniamo i reverse e attendiamo gli 80 nodi prima di andarli a neutralizzare, e poi li neutralizziamo. Lasciamo che faccia la sua discesa naturale. Se siamo troppo veloci possiamo anche uscire sul prossimo raccordo, non ci sono problemi. Poi si fa un po' fatica col simulatore a capire la propria velocità. Sì, volendo avrei potuto attivare un pochino i freni già uscire a questo raccordo, ma si capisce poco, insomma, l'indicazione della velocità. Siamo atterrati, per cui possiamo andare di nuovo a togliere gli aerofreni, a retrarre. Adesso dobbiamo dargli però un po' di motore, se no mi sono fermato. Vi dicevo, siamo andati a pulire le ali, quindi tolto gli ipersostentatori, tolti i flaps, ci portiamo con una velocità adeguata sul raccordo d'uscita. Adesso forse siamo anche un pochino lenti, ma ripeto, io faccio particolare difficoltà a capire la mia velocità con la vista interna. Si vede meglio con la vista esterna, cioè si ha più un riferimento effettivamente di quanto ci stiamo muovendo, ma nel dubbio teniamo una velocità un pochino più bassa.
Una volta fuori possiamo spegnere le nostre luci, lasciare soltanto la taxi. Adesso anzi sta correndo troppo, me ne accorgo poi quando vedo le scritte orizzontali. Allora mi fermo un attimo qua, tanto qui va bene, poi si va direttamente poi al parcheggio. Inserisco il freno parcheggio, spengo le luci, ho il tasto che mi spegne tutto, riarmo la taxi per quanto riguarda il muso e direi che è tutto. A questo punto ci manca soltanto poi da fare appunto il taxi verso il gate. Va bene, spero che sia stato tutto chiaro, che sia stato anche divertente. Il volo è stato piacevole, il meteo era buono fortunatamente. Magari la prossima volta andiamo a cercare una condizione meteo reale un pochino più impegnativa per vedere anche un discorso di autoland, magari col vento al traverso. Vediamo al momento che punto del mondo ci accoglie per questo tipo di missione. Vi ricordo di iscrivervi al canale così non perdete gli avvisi. Adesso comincerò anche a fare qualche diretta. Volevo vedere se c'erano delle domande. Abbiamo impostato il QNH. Oddio, non l'avevo impostato. Fatemi vedere se. Oh, sì, avete ragione voi. Scusate, questo era da impostare su 1019. Quindi non ho visto il vostro commento, l'ho visto soltanto adesso. Sì, comunque avevamo impostato 10.000 piedi. Ovviamente è l'ATC che ci comunica in questo caso qual è la quota e il momento in cui dovevamo impostarlo. Quindi perdonatemi questo errore. Poi vediamo se c'erano altre commenti. No, altre cose non ne vedo, quindi direi che possiamo chiudere la diretta qua. Vi aspetto subito su Discord, io stacco da qua e vado su Discord a raggiungere gli altri ragazzi, quindi se volete e se avete piacere venite anche di là, mi metto anche in diretta dall'altra parte così ci possiamo sentire direttamente a voce. E vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.